L'ora X è scoccata e da partire da oggi, venerdì 15 ottobre, è obbligatorio mostrare il Green Pass sui luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. La certificazione verde sarà necessaria in tutti i settori lavorativi, da badanti a idraulici, elettricisti, babysitter, a supermercati, agricoltori, forze dell'ordine e servizi pubblici, nessuno escluso. In Italia, oltre 6 milioni di persone tra i 30 e i 69 anni non hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid ed i numeri e le stime emersi nei giorni scorsi hanno lasciato presagire numerosi disagi. E mentre dalle scuole sono state inviate a casa circolari sulla possibile adesione allo sciopero della durata di 5 giorni di personale docente e ATA indetto dal sindacato Fisi, a preoccupare di più tra i vari settori era quello dei trasporti locali, costretti a rallentare in tutta Italia. A livello locale, per Adriabus, sono stati circa 45 gli autisti che non si sono presentati al lavoro. Si tratta di coloro che avevano già comunicato all'azienda che non avrebbero esibito il Green Pass. Non ci sono stati particolari problemi, fa sapere Lara Ottaviani, presidente Adriabus. Oltre ai nostri dipendenti, abbiamo anche ingaggiato una società di vigilanza per queste giornate per effettuare controlli delle certificazioni verdi in tutte le nostre sedi di lavoro. Dopo l'incontro dei giorni scorsi con il prefetto Tommaso Ricciardi, l'azienda di trasporti ha reso pubblico il proprio piano d'emergenza, che prevede una riduzione dei normali servizi tra linee soppresse e tagli di orari delle corse. Una soluzione di Adriabus limitata per ora a questi 3 giorni, per ridurre al minimo i disagi e garantire le corse solitamente più affollate, i cui utenti sono studenti e lavoratori, a scapito di quelle meno utilizzate. Tutte le informazioni sulle variazioni di linee ed orari sono disponibili sul sito www.adriabus.eu. Il nodo del Green Pass tocca anche il settore degli autotrasporti, come ha spiegato Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Trasporti Marche. È stata una giornata importante per certi versi, perché abbiamo visto che l'autotrasporto, con tutto il grosso impegno delle imprese, insomma, è riuscita a erogare tutti i servizi normalmente, anche se abbiamo registrato delle assenze nell'ordine del 5-10% di persone che o non si sono presentati, o hanno preso le ferie, o sono andati in malattia, o comunque pur lavorando hanno trovato difficoltà perché non avevano il Green Pass regolare. È una situazione questa pesante, che aggrava la realtà dell'autotrasporto, perché abbiamo una carenza di autisti, quindi se alla carenza di autisti ci aggiungiamo quelli che non sono potuti partire, è chiaro che qualche preoccupazione ci sta. Ma il problema vero, grande, che stiamo vivendo come Confartigianato Trasporti è dato da una circolare del Ministero dei Trasporti e del Ministero della Salute, che doveva consentire a tutti i trasportatori italiani e stranieri di poter lavorare all'aperto anche senza Green Pass. Invece questa agevolazione è stata data solo ai trasportatori stranieri. Questo è un fatto gravissimo, perché gli italiani vengono penalizzati. E tra l'altro abbiamo notizie di grandi committenti che stanno cercando vettori stranieri per sostituire i veicoli degli italiani, e questa è una cosa che non va assolutamente bene. Noi come Confartigianato ci siamo mossi chiedendo il ritiro di questa circolare e sicuramente una condizione di parità fra tutti i trasportatori, siano essi italiani che stranieri. È grave che in Italia venga favorito il lavoro degli stranieri e non sostenuto il lavoro per gli italiani.